Allora, oggi è giornata di spostamenti. Dall'Arnaca dobbiamo arrivare a Paphos, ma faremo svariate tappe intermedie. La prima tappa intermedia è questo monastero che si chiama, con un nome impronunciabile, Miki. Vabbè. Si chiama, poi ve lo dico, Monastero di Stavrobogli, si è informato. Nel quale però le donne non possono entrare, quindi niente, mi limiterò a guardarlo da fuori, mando Michelina alla scoperta e mi leggo il libro. Eccolo qua. Hai visto il pezzo della Santa Croce? No, perché era No. dentro il mio reliquiario, in una croce tipo così, Eh? tutto d'argento, Sì? e poi c'erano tutti i dipinti del Perché Paladino. spieghiamo, pare che qui ci sia un pezzo della Santa Croce portata da Sant'Elena, Sant'Elena. esatto. E il resto com'è? No, il resto è bello, perché tipo tu entri, c'hai il monastero, quindi vedi anche i monaci. Ah sì? Sono tutti monaci, sono sette diversi, con barba, vestiti grigi, tutti un po' così, che mi guardavano come ti guardano i poppe di solito. Questo è il monastero da dove si può riprendere, cioè dal parcheggio. Lì è l'entrata dove ti dicono no mobile phone, no niente, no donne. Questa è la donna che è rimasta qua. Là c'è una chiesetta e questo è il panorama. Stiamo andando sui Monti Trodos dove ci sono 10 chiese patrimonio dell'UNESCO che non vedremo tutte perché c'è anche qualche monastero. Quindi stiamo scegliendo ne 3 o 4 da andare a vedere e un monastero. Siamo dopo lungo viaggio arrivati alla prima chiesa bizantina che si chiama Panagia Asinou o Panagia. Non abbiamo ancora ben capito come si pronuncia. La guida ci dice che è aperta fino alle 13 e ovviamente sono le 13. Ci proviamo lo stesso. Questo qua è il santo che dona questa chiesa alla Vergine. Il nostro viaggio alla scoperta delle chiese dei monasteri bizantini prosegue. Siamo arrivati al monastero di Kikkos, che è a un'oretta di macchina dalla chiesa che abbiamo visto prima e di cui io già mi sono dimenticata il Asinou. nome. Questo è il monastero di Kikkos. E qua mi fanno entrare, ragazzi. Spero. Martina adesso si traveste con questo accappatoio viola. Si può entrare, sta anche bene. Michele pensava di passarla franca e invece eccolo qui. Vorrei dire che in chiesa dove non si può filmare ho donato 40 centesimi chiedendo due desideri, Non uno dirli. da 20 centesimi e l'altro da altri 20 centesimi, ma non li dirò. No, non li dirà. Comunque, questo monastero non è un patrimonio UNESCO perché noi pensiamo perché sia relativamente recente. Ho perso Miki. Miki? Niente, perso. C'è sempre questo brutto vizio di prendere e farsi i fatti suoi. Adesso io come lo ritrovo? Trovato. Un'ora t'ho cercato. Cioè non ci credo. È sparito un'altra volta. Ma cioè non capisco cosa ci sia di difficile nel capire, scendi giù. Cioè, è da un'ora che ti cerco, eh? Hai capito? Hai capito o no? La nostra visita è terminata. Scendiamo da qui. Scendiamo da qui. Lasciamo purtroppo giù i nostri accappatoi. E non lo so, esploriamo qualcos'altro di bizantino, Miki? No,
No, Ah, sì. io pensavo di aver concluso questa visita, ma invece no, perché non potevamo andare via da qui senza vedere questo. Questa qua è una statua gigante del primo arcivescovo ortodosso Che si chiamava? dell'isola di Cipro. Makarios Makarios I, the the first. first. Siamo arrivati in cima e questa dovrebbe essere la tomba di Makarios. Dopo un'altra mezz'oretta di macchina siamo arrivati a un'altra chiesa bizantina, che è questa qui alle mie spalle, che si chiama, adesso ve lo dico subito, Moutoul, pare. Sono le 5:26 e l'orario di apertura è 9:15 e ci faremo fino alle arrestare, 15. muoviti. Ma grazie al permesso speciale, Martina sta entrando. Pensavate fosse finito, invece no, siamo arrivati a un'altra chiesa. A quella dedicata a Michele, Michele, l'arcangelo Michele. Entra, arcangelo. Allora, di questa cosa sappiamo che è stata dipinta dal signor Adamos circa nel 1500 ed era una cosa strana che qualcuno si firmasse per l'epoca. Poi ci sono delle scene raffiguranti chiaramente Michele e Pietro che rinnega Cristo e poi c'è Gesù che esce nudo dopo il battesimo del fiume Giordano, che è qua, come vedete dai pesci è il fiume Giordano. Di queste chiese sparse nei monti Trodos ce ne sono non so quante. Michele, le verrebbe a vedere tutte? Cioè, noi siamo in giro da stamattina alle 10, sono le 6. Cioè, per me, insomma, basta anche così. Io spero di incontrarne un'altra sulla via e fermarmi. No. Anche se Adesso Martina. andiamo Io nel spero nostro nuovo tanto, spero tanto, albergo. spero tanto. Che ci ha già scritto 3 volte, che era arrivata alle 3, poi no, alle 4, alle 5, alle 6, adesso sono già alle 7 e 7. mezza gli avevo detto, 7 e mezza non so. Vabbè, di nuovo, via. Partire. No, non ti do il Martina, dammi telefono. il No, telefono, voglio vedere se no, rimane lì. non ce n'è altro, mi dai il telefono. Michele, basta. Dammi il telefono. Basta. È arrivato, mi dice, aspetta. Basta, Aspetta. basta, dai, è tardi. No, non ce n'è altro, Michi. Non ce n'è altre. No. Vedi? Finite. Mi spiace. Guarda, non c'è neanche un patrimonio. Via. Via come i fulmini, il nostro prossimo albergo. Basta, Michi. Fattene una ragione. Queste qua sono tutte le chiese, no? Noi siamo a Arcangelos, Sì, ne siamo abbiamo fatte venuti da abbastanza. Kikos Panagia Arcangelos. Questo qua è Panagia Trikousis Ma Monastery. non ci interessa. Vediamo se è patrimonio UNESCO. No, ma Panagia. non hai ancora capito. Comunque, è scritto lì, torna su. Mamma mia, che nervi. Su, nella mappa, apri. Apri. Patrimonio UNESCO sono quelli che c'hanno sto cazzillo di fianco. Questa è l'ultima, come puoi vedere. Dopo di lei, niente. Vabbè, dai, andiamo. Se passiamo davanti a un'altra ci No, fermiamo. ciao, andiamo, via.